Buongiorno ragazze, nuovo video, finalmente riesco a girare un video, ma come sapete per me questo è stato un periodo un po' pieno, un po' particolare, quindi non riuscivo a registrare spesso, ecco. E il video di oggi sarà un video particolare, nel senso che voglio parlarvi di un rimedio che viene utilizzato solitamente in cucina e non solo, ma anche in cosmetica, e il prodotto in questione, appunto, che si può utilizzare anche in cosmetica è il bicarbonato di sodio purissimo. Vi spiego io come lo utilizzo. Lo utilizzo sia per quanto riguarda le unghie che per quanto riguarda i denti. Vi spiego subito. Allora, per quanto riguarda le unghie, il bicarbonato di sodio è ideale per sbiancarle e levigarle. E come funziona? Io faccio una pappettina in una ciotolina dove metto mezzo succo di un limone, quindi prendo metà limone e appunto faccio uscire tutto lo succo, e metto un cucchiaio grande di bicarbonato di sodio. Giro bene finché non si crea una pappettina, diciamo, densa. Dopodiché cosa faccio? Prendo questa pappettina e me la spargo su tutte le unghie. Questo effetto, questo cosa fa? Appunto, ha un effetto sbiancante, perché come sappiamo l'utilizzo eccessivo di smalti, specialmente scuri, quelli neri, gli smalti bordeaux, gli smalti verdi scuri, tendono col tempo a farci ingiallire le unghie. Quindi questo cosa fa? Appunto, ha un'azione sbiancante e anche levigante, perché diventa proprio come una specie di scrub. E quindi appunto a doppia azione. Poi invece per quello che riguarda i denti, cosa faccio? Utilizzo il dentifricio normalmente, come quando uno si lava appunto i denti, e in più sopra metto un cucchiaino di bicarbonato. Questo fa sì che con l'andare del tempo vi aiuti a sbiancarli in modo naturale, perché io sono un po' contraria, diciamo, allo sbiancamento dal dentista. Intanto perché ha un costo eccessivo, secondariamente può rovinare comunque la patina dei denti, e in terzo luogo perché comunque è un bianco troppo finto. Quindi il bicarbonato è un ottimo alleato anche in cosmetica, costa poco e è reperibile facilmente. Quindi niente ragazze, questo è tutto, è stato un video breve ma spero che comunque vi sia stato utile. Mi vedete struccata, parte un pochino di matita sugli occhi perché iniziando comunque a sentire il caldo cerco di truccarmi il viso il meno possibile per non appesantire la pelle, che comunque già si tende un po' a sudare col caldo. E niente ragazze, noi ci vediamo al prossimo video sperando di riuscire a girare il prima possibile. Ciao!